La passione per le auto e il broccheraggio. Mettete insieme queste due cose e nasce così Broccar. Ciao, ciao Riccardo. Ciao, ciao. Con te parliamo proprio di questa attività, della tua startup, ma prima vorrei dire una cosa che tu mi hai detto proprio pochi secondi fa, ovvero che per te il lunedì non è assolutamente un patimento. E da qui partiamo. Partiamo anche dalla tua storia. Grazie Katia. Sì, io dal 2009, anno in cui mi laureo in economia e commercio, ho fatto un po' di lavori, anche da dipendente, in un paio di multinazionali, però ho avuto sempre il pallino delle auto, fin da bambino. E quindi nel 2015 mi sono deciso, ho preso un po' di coraggio e ho aperto la ditta, che poi è diventata SRL, che si occupa appunto di broccheraggio autovetture. Anche il nome Broccar lo avevo scelto appunto per questo, per richiamare l'attività di broccheraggio sulle auto, quindi car in inglese, poi con la K però ricorda Broccar, il suono. Broccar, quindi anche facile da ricordare. Allora, in sostanza in cosa consiste questa attività? Sì, è un'attività che si è un po' evoluta nel tempo. Nel 2015 è partita come l'agenzia immobiliare delle auto, quindi io aiutavo i privati a vendere la propria autovettura ad altri privati, cercando di far ottenere loro un prezzo quanto più vicino al valore di mercato. Poi, come ti dicevo, si è evoluta e adesso il nostro core business soprattutto è legato all'importazione di auto tedesche dalla Germania. E c'è una fascia ben precisa. Sì, sì, la fascia in cui siamo specializzati è su vetture che hanno dai 6 ai 12, massimo 15 mesi di vita, quindi auto seminuove, e solo marchi tedeschi, auto fascia premium, quindi significa Audi, BMW, Mercedes e Porsche e poco altro, con prezzi dai 30.000 euro in su. E c'è un discorso anche di garanzia interessante. Assolutamente, in questo caso. Sì, perché trattandosi di vetture che hanno 6 mesi o un anno di vita circa, sono in garanzia del costruttore, quindi qualunque problema il cliente dovesse malauguratamente avere di meccanica, può sicuramente rivolgersi alle officine autorizzate o concessionarie a marchio in Italia. Chi si rivolge a voi? Ma guarda, fondamentalmente i nostri interlocutori sono liberi professionisti e imprenditori, che sono, diciamo, il target principale con cui lavoriamo, però seguiamo anche parchi auto aziendali. Quindi se io fossi interessata a un'auto, intanto come faccio a contattare voi e come funziona poi l'acquisto? Certo. Sicuramente il cliente il primo approccio lo ha sui portali auto, principalmente, ma non solo, Autoscout, ce ne sono tanti altri, in Italia è quello che va per la maggiore. Quindi il cliente ci trova grazie agli annunci delle vetture che pubblichiamo, ne abbiamo circa 300 sul nostro sito, aggiornate quotidianamente. Il primo contatto avviene lì, per mail o per telefono, poi noi rispondiamo sempre velocemente alle richieste, lo faccio io personalmente o per mezzo di uno dei miei collaboratori, e diamo subito un feedback per quella vettura. E questo tra l'altro è un servizio clienti molto attento, molto puntuale, molto preciso, veloce, che è per voi un grandissimo punto di forza. Sì, sicuramente uno dei punti di forza. Riusciamo a essere molto rapidi nel feedback al cliente, questo credo che venga apprezzato abbastanza, e siamo molto trasparenti nello spiegare proprio il processo di importazione dall'ordine all'arrivo della vettura in Italia. E questo richiede anche fiducia. Eh sì, richiede fiducia sicuramente. Da parte del cliente ci deve essere la capacità di affidarsi, almeno un minimo, ma devo dirti che grazie al lavoro svolto, cercando su web Broccar, Broccar Import, vedete che ci sono molte recensioni positive, fortunatamente, clienti contenti che hanno voluto lasciare dei commenti sia su Autoscout che su Google, eccetera, e riusciamo già a partire con uno storico positivo. E questo non è assolutamente poco. E allora vogliamo dare insieme un consiglio, anzi dallo tu che sei più bravo, un consiglio a quelli che sono i giovani imprenditori, coloro che vogliono o anche solo che intraprendere un nuovo percorso lavorativo personale. Sì, io come suggerimento darei senz'altro quello di seguire la propria passione e possibilmente di andare a lavorare per se stessi, quindi mettersi in proprio, creare un'attività con le proprie forze, perché a mio parere, secondo la mia esperienza, che non è lunghissima ma comunque qualche anno c'è, ti dà le maggiori soddisfazioni in assoluto. Lo curi di più, è tuo, sì, lo senti tu in tutto senz'altro. E per tutto. Grazie Riccardo, grazie a voi. Grazie a voi, grazie.